Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale. Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi un tutorial che a molti di voi può sembrare banale. Lo so ragazzi che, come ho già detto, molte persone potranno dirmi: Diego, ma questi video che li porti a fare? Eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, però questo video mi è stato richiesto da tantissimi e visto che molte persone a quanto pare non riescono a capire bene il funzionamento, non posso che non farlo. Comunque, per chi già lo conoscesse, ditemi qua sotto qualcosa. Boh, lasciate un mi piace se volete. Oppure skippatelo. Per il resto, per chi fosse interessato, andiamo a vedere come si fa. Oggi cosa vi spiegherò? Vi spiegherò come poter scaricare in modo illimitato cose da mega.co.nz. Per chi non lo conoscesse, Mega è un sito, uno dei più famosi attualmente, che permettono l'upload di file e quindi poi un download. Il problema è che con l'aggiornamento Mega mette a disposizione solamente 5 GB in download ogni 6 ore. Questa cosa vuol dire che se io sto scaricando un gioco, più di 5 GB per un gioco si trovano, quindi in senso ci sono giochi che pesano anche 50 GB, quindi devo aspettare ogni 6 ore per poter scaricare una parte del gioco ed è veramente molto ma molto frustrante. Quindi molti di voi mi hanno chiesto: Diego, ma tu come fai? Tu che scarichi da Mega, ma a quanto pare ne scarichi tutti quanti insieme senza alcun problema. Andiamo a vedere come si fa. È stato creato un programma apposito chiamato Mega Downloader. È veramente molto ma molto buono ed è da ormai 2 settimane che lo utilizzo. Devo dire che lo utilizzo appieno più di tantissime ore al giorno. Non tanto io, ma lo lascio scaricare anche la notte. Cliccate sul primo link e qua dovremo aspettare 5 secondi in alto. Clicchiamo qua per togliere il volume e adesso clicchiamo su avanti in alto a destra. Chiudiamo la prima pagina di pubblicità e richiamoci su Mega. Qua dobbiamo cliccare il tasto grigio a destra per scaricare Mega Downloader. Per chi non conoscesse Mega, è questo qua, il sito. Come vedete, pesa veramente poco questo download, ma fate caso ci sia un gioco che uno che ha caricato un gioco da 10 GB, non potrete scaricarlo tutto insieme e dovrete poi andare a perdere i file, in poche parole. Comunque, richiamoci sul desktop ed estraiamo questo file. Se vi dice che è un virus o che potrebbe essere un programma che danneggia il computer, non vi preoccupate, non lo è. Come vedete, lo sto già utilizzando io sul mio computer. Inoltre, se non ne siete sicuri, utilizzano migliaia di persone e non ci sarebbe senso effettivamente a scaricare un programma pericoloso sul mio computer. Comunque, dopo aver detto questo, andiamo con l'installazione, quindi facciamo un doppio clic e clicchiamo su sì. E clicchiamo su ok perché l'unica lingua, cioè sono 4 le lingue, tra cui l'inglese è quella che conosco meglio. Clicchiamo su ok, clicchiamo su next. Qua selezioniamo una cartella nel quale scaricare il prodotto. Io clicco disco ID, per chi fosse interessato è gratuito. Clicchiamo su next ancora e next ancora e install. A questo punto partirà l'installazione, come vedete è già finita, e clicchiamo su launch mega downloader, clicchiamo su finish. Ecco qua l'icona sul desktop, potremo andare a rimuovere questi due file che non ci interessano più. E come vedete è già presente un download, questo perché si vede che non è stato rimosso, io già lo utilizzavo. Come vedete questa qua è una finestrella veramente molto ma molto semplice e adesso vi spiegherò come funziona. Devo dirvi subito che occupa un po' di RAM, ma poca però comunque perché è un PC abbastanza lento non consiglio di, o con poca RAM, non consiglio di utilizzarlo in presenza di giochi o altre cose, così potrebbe mandare il computer in crash o in crash. Comunque andiamo su opzioni, andiamo a vedere un attimo come funziona. Opzioni, configurazione. Qua ragazzi su avanzato, a parte che è già in italiano e io non so perché la lingua è settata in italiano, anche se il setup era in inglese, comunque chi se ne frega. Io qua vado subito a selezionare un percorso file, quindi dove andare a scaricare poi le cose che io porto. Qua mi si apre sempre Google Drive, cioè OneDrive, perdonatemi. Comunque andiamo, io vado ad esempio a selezionare il mio disco locale e file torrent e metto qua. Perché fa il torrent, non so, ma la scarico tutti i giochi. Comunque, qua come potete vedere, potremo modificare molte cose. Ad esempio, cattura il link dagli appunti, avviare e scaricare all'avvio dell'applicazione è un po' sbagliato. Comunque, sarebbe inizia a scaricare appena si starta l'applicazione. Io vi consiglio di lasciarlo. Estrazione automatica, io ve lo sconsiglio perché io faccio il solito dopo, non vorrei sovraccaricare il PC mentre si scarica delle estrazioni, quindi meglio di no. Check for update, ve lo consiglio, almeno potete rimanere sempre aggiornati. Infatti, se voi scaricate una versione vecchia, non vi preoccupate, si aggiornerà automaticamente. Limitare velocità in upload o download, non lo fate che non ha senso. E invece su download simultanei vi consiglio di mettere uno. Questo cosa vuol dire? Questo programma ci permette di scaricare più di 10 file, anche 20, anche 50 file insieme. Solamente che se noi mettiamo 3, scaricherà 3 file alla volta, e questo vuol dire che spartirà la vostra connessione in download su 3 file.
Molte volte non cambia nulla, ma fidatevi che si va a perdere un po', quindi vi consiglio di mettere su uno solo, così sarà dedicato a ogni file, sarà molto più veloce e avremo meno perdita, quindi vi consiglio di mettere uno. Qua potremmo creare un account utente, io non lo faccio, andiamo su avanzate, lasciamo tutto com'è e per il resto potremo lasciare così, anche per impostazioni, per streaming, che non so cosa serva, eccetera eccetera, anche per i proxy. Clicchiamo su salva e a questo punto vediamo un pochino come funziona. Andiamo su più e come vedete si aggiungerà una caselletta chiamata aggiungi collegamenti. Qua potremo dare un nome, ad esempio io sto scaricando, non lo so, andiamo su IG Games, eccolo qua. No, cos'è GameStorrent? IG Games. E come vedete qua ci sono dei, qua chiudiamolo, ci sono dei giochi. Perfetto, scarichiamo un gioco che pesa molto, Farming Simulator. Clicchiamoci sopra e scendiamo un pochino in basso. Come vedete qua potremo selezionare le parti da scaricare. Ci sono le parti da mega, io sono quelle che consiglio sempre. Apriamole tutte quante in questo modo e aspettiamo i secondi che richiede il sito. Quindi aspettiamo qualche secondo. Click here to download, click here to download, click here to download e così via per tutti quanti. Adesso, come vedete pesano 1 GB l'una. Per fortuna pesano poco e sono 5 GB, ecco. Però fate caso, in giochi più pesanti, come ad esempio Black Ops 3, pesano 5 GB l'una, quindi ne potreste scaricare una sola. Quindi cosa facciamo? Selezioniamo il primo file e come vedete facendo Ctrl-C o tasto destro copia, automaticamente verrà aggiunto un collegamento. Quindi clicchiamo lì, battiamo invio e facciamo Ctrl-C, si aggiungerà, scendiamo sotto, battiamo invio, Ctrl-C. E così via, fino a che non incolleremo tutti i link. Sarà un pochino lenta questa parte, ma ragazzi ne vale la pena, perché alla fine lasceremo il computer a scaricare e farà tutto da solo. Quindi facciamo con l'ultimo link la stessa cosa, battiamo invio e Ctrl-C. A questo punto chiudiamo i link di Mega e anche di GG Games. E adesso andiamo sul nome. Io ad esempio metterò in questo caso Farming Simulator, quindi Farming Simulator 17. Ne ho già uno, quindi mettiamo tra parentesi uno, perché l'avevo già fatto il video. E adesso clicchiamo su aggiunta collegamenti. Ci creerà automaticamente una cartella se infatti andiamo su file torrent. E come vedete ci creerà una cartella chiamata FS17. Qua dentro troveremo tutte quante le parti scaricate. Intanto aprendo qua potremo vedere le parti che si scaricano. E attualmente sta andando abbastanza lenta. Ah, ok, si sta alzando, ma comunque di solito scarico a circa 8 MB al secondo. Vediamo un pochino se li raggiunge. Comunque come vedete vi permette di scaricare alla massima velocità consentita, quindi quella effettiva, quindi non avrà cali di connessione. E poi ci permetterà di lasciarle a scaricare, ne scaricherà uno alla volta e ce lo troveremo all'interno della nostra cartella. Potremo lasciare anche 50 GB in download e non avremo alcun limite. Ragazzi, che dire, spero di avervi spiegato al meglio come funziona. Lo so che per molti è banale e qua intanto troveremo pure la stima dei minuti che mancheranno. Quindi 8 minuti per tutto quanto, non solo per uno, 8 minuti per ben 5 file. Ed è effettivo. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così vi invito da adesso a lasciare un bel mi piace e una bella iscrizione. Mi raccomando, entrate nel mio canale Telegram, siamo 1200 credo, o 1100, non lo so. E che dire ragazzi, da Diego è tutto, noi ci alla prossima. Ciao belli!